segna Passanese il gol del 27-20. 7 reti di scarto sono ormai un margine più che rassicurante. Pontina che si trova, diciamo, vede già la vittoria. Beh, diciamo che il calo, diciamo, la capacità di gestire la partita da parte del ragazzo della Cassa Rurale di Pontina, unitamente a un leggero calo fisico delle ragazze dell'Ariosto, che notiamo che sono sempre state le stesse. Scusami Larco, perché bisogna commentare l'ennesimo intercetto di Bernabei e l'ennesima parata di Rossignoli, che le dice ancora una volta di no, la giocatrice con il 13 sulle spalle, portiere dell'Ariosto Ferrara. Un minuto alla fine del match, Barbosu chiama il posizionamento della squiziato, Bernabei finta ancora per Barbosu. Bernabei, brava la giocatrice crosta a intercettare il pallone e ad innescare l'azione solitaria di Marrocchi contro Selene, che non si fa ipnotizzare, e palla, e para la palla del possibile 21 dell'Ariosto Ferrara. Subito dall'altra parte incastra Barbosu per il 28-20, fase, diciamo, un po' confusa, ma come è normale che sia, mancano poco meno di 30 secondi, il risultato molto più che rassicurante per il Pontina, che si trova a vincere la sesta partita, la quinta partita consecutiva, sesto risultato utile consecutivo. Ha ingranato la marcia la Handball Club Cassa Rurale Pontina, poco meno di 5 secondi al termine. Selene si dà anche la possibilità di parare l'ultimo tiro, tiro da lontanissimo di Bassanese, che incastra anche questa. Vedremo se poi rientrerà nel tabellino oppure no. Fatto sta che la partita si è conclusa sul risultato di 28-20, e quindi il Pontina che va a 11 punti e l'Ariosto Ferrara che rimane invece a 7 punti. Learco, un parere sul match appena concluso. Guarda, io vorrei fare i complimenti alla squadra dell'Ariosto, che non ha mollato mai. C'è da dire che le ultime espulsioni l'hanno un po' penalizzata, però erano espulsioni che c'erano tutte. Uno sguardo allora agli impegni futuri: l'Ariosto Ferrara ospiterà il Santarelli Cingoli il 14 novembre alle ore 17:30. Pontina invece che sarà ospite dell'Eno nel match che chiuderà la decima giornata alle ore 8:30 di sera. Da Pontina è tutto, vi ringraziamo per aver seguito la diretta con noi su Eleven Sports. Un caloroso saluto da Fabrizio Colleluori e da Learco Giovannangeli. Alla prossima, ragazzi.